Allora, buongiorno a tutti, sono le 5 di mattina e siamo in Piazza Grande, come vedete, e stanno arrivando i tamburini per la sveglia della mattina. È veramente uno spettacolo incredibile. Ecco, è la sveglia del capodieci Fabrizio Martini qui a Santa Lucia, per la dritta di Martini. Sono le 7 della mattina, ci troviamo al cimitero centrale di Gubbio. Ecco la corona che sta avanzando dall'ingresso principale con i tamburini. Vedete il sindaco Stirati, i capitani, Fabio Mariani, presidente dell'Università dei Muratori, Lucio Lupini, presidente del Maggio Gubino, insomma tutti i protagonisti della festa dei ceri. E fra poco riecheggerà il silenzio dietro i capodieci, li intravediamo, e poi il saluto ai defunti. Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Con questa visita al cimitero, luogo del riposo dei nostri ceraioli defunti, rinnoviamo la nostra fede nel Cristo morto e risorto e in Sant'Ubaldo, che hai posto quale segno luminoso nella nostra Chiesa Ugubina a sostegno della nostra fede. Agli estremi confini del
della terra. Alleluia. Alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. E siamo qui insieme riuniti in questo giorno di festa. E affinché in onore del nostro amato patrono Sant'Ubaldo, e affinché questo giorno possa essere veramente di festa, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Fabio Mariani, presidente.
Allora, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Cronaca Eugubina. Ci troviamo in Piazza Grande, martedì 15 maggio 2018, la festa dei ceri, tradizione secolare, e come potete vedere dalle immagini che vi proponiamo, i tamburini sono entrati in Piazza Grande. Una mattinata di pioggia, anche ieri la pioggia è insistita sulla città, però insomma la piazza offre sempre un bellissimo colpo d'occhio. Questa è una edizione che passerà alla storia perché è la prima edizione della festa dei ceri con le misure safety e security che sono state decise dal prefetto, dal tavolo dei ceri, dalle forze dell'ordine di comune accordo in seguito all'emanazione della circolare Gabrielli. Ecco Sant'Ubaldo, dovremmo esserci, abbiamo sentito gli applausi, riconosciamo in piazza alcuni protagonisti, alcune persone note, vediamo da qui per esempio il capo 10 del cielo di Sant'Antonio, Michael Cappellini, venuto appositamente da Jesup, Pennsylvania, Stati Uniti, per vivere la festa assieme alla comunità di ceraioli americani qui a Gubbio. 15 maggio, mentre a fine maggio si terrà la festa dei ceri proprio a Jesup. Ecco i gonfaloni del cero di Sant'Ubaldo che entrano in piazza. Stiamo aspettando che faccia il suo ingresso anche il capo 10. Eccolo qua, annunciato dallo speaker Giampiero Bedini, fa ingresso in Piazza Grande il capo 10 del cero di Sant'Ubaldo, Fabrizio Martini, ceraiolo santubaldario di Vecchio Corso, della Manicchia di Santa Lucia. Stamattina l'abbiamo visto molto commosso, era ancora buio quando i tamburini l'hanno svegliato lì al borgo di Santa Lucia. Si è affacciato, ha salutato tutti, grande, grandissima commozione, grandissimo entusiasmo da parte di Fabrizio, che poi quando ha abbracciato altri ceraioli santubaldari proprio al termine della messa alla chiesetta dei muratori, ha detto emozioni, proprio l'abbiamo sentito perché ce l'avevamo di fronte, ha detto emozioni che solo i ceri sanno regalarti, e queste parole erano riferite al fatto che stava abbracciando persone che insieme con lui hanno condiviso tutta una carriera ceraiola, se possiamo chiamarla così, iniziata da giovanissimi e per lui terminata con la brocca e con questo grande onore e con il sogno, come lui l'ha definito, di alzare il cero di Sant'Ubaldo. Lo vediamo quanto entusiasmo mette Martini nell'alzare la brocca di fronte ai ceraioli. È una figura popolare quella di Fabrizio Martini. Questo sarà il clima che accompagnerà oggi la corsa di ceri. Ecco, sentiamo i tamburi della sfilata del cero di San Giorgio, dovrebbe essere questione di attimi anche. Tanta gente sta affluendo, fino a qualche minuto fa la piazza era semivuota, nel giro di pochissimi minuti si è riempita. Ecco, annunciato dallo speaker, fa il suo ingresso in Piazza Grande oggi 15 maggio 2018, festa di ceri, capo 10 di San Giorgio, Giorgio Angeloni, circondato come vedete dai ceraioli san giorgiari e del gonfalone del cero di San Giorgio. Allora, li ricordiamo, i capo 10 sono Fabrizio Martini per il cero di Sant'Ubaldo, Giorgio Angeloni per il cero di San Giorgio e Giovanni Vantaggi per il cero di Sant'Antonio. Sono stati accompagnati durante la sfilata mattutina, ricordiamo anche il nome delle miss elette durante i veglioni di carnevale dei ceri, erano Federica Fata per Sant'Ubaldo, Valentina Cardoni per San Giorgio e Alessia Sebastiani per Sant'Antonio. Eccolo Giorgio Angeloni, l'abbiamo visto per un attimo alzare la brocca, dietro di lui il capocetta e l'amico di una vita Enrico Ceccarelli.
che come vedete ha l'accetta alta, ecco, brocca e accetta alti, come vedete contornato da San Giorgiari storici. Vediamo il presidente della famiglia di San Giorgiari, Vittorio Fiorucci, che alzò il cero alcuni anni fa. Vediamo altri ceraioli come Casagrande, insomma. Giorgio alza ancora la brocca per mostrarla a tutti i ceraioli e adesso farà ingresso all'interno di Palazzo dei Consoli per poi ridiscenderne la scalea. Ovviamente, almeno per le fasi dell'alzata, non vi sarà pioggia, poi nel corso della giornata vedremo cosa ci riserverà il tempo, ma crediamo che per le fasi imminenti dell'alzata non dovrebbe esserci scrosci di pioggia. Le camicie nere dei Sant'Antoniari che affluiscono in piazza e lo speaker annuncia l'ingresso del capo 10 Giovanni Vantaggi di Torre dei Calzolari, la manicchia da cui proviene Vantaggi. Ancora noi dalla nostra postazione non lo scorgiamo, ma fra pochissimo lo vedremo. Ecco, i Sant'Antoniari si posizionano e adesso fra pochissimo vedremo anche Giovanni Vantaggi. Ecco i gonfaloni del cero di Sant'Antonio. Giovanni Vantaggi, capo 10 del cero di Sant'Antonio. Anche lui figura molto apprezzata, molto amata, popolare, ben voluto dai ceraioli. Eccolo qua, lo vediate, sta alzando la brocca per farla vedere a tutti i ceraioli. Ecco che si apre la folla e Vantaggi esce dal corteo e si dirige nei sotterranei di Palazzo dei Consoli, da cui anche lui poi uscirà dalla scalea fra pochissimi minuti. Vedete la corsa dei Sant'Antoniari. E quindi questa prima parte, diciamo così, dell'ingresso dei ceraioli in piazza si è conclusa. Ora inizierà la seconda parte, quella dell'apertura del portone da cui stanno uscendo in questo momento le chiarine. E quindi lasciamo che parli il suono delle chiarine, che è sempre molto emozionante. Con i costumi, se non erro, delle chiarine rinascimentali. Ecco il suono delle chiarine. E le mani di tutta la folla che si alzano al cielo nell'attesa dell'uscita dei ceri da Palazzo dei Consoli. Tutti rivolti verso Palazzo dei Consoli. E il grande applauso della piazza che sottolinea queste note emozionanti, veramente sono la, tra virgolette, la colonna sonora veramente dei ceri, lo squillo delle trombe, la presenza del vescovo di Gubbio, Monsignor Luciano Paolucci Bedini.
Vedete il sindaco Stirati che lo attende per il saluto, il primo capitano, il secondo capitano, i consoli, la damigella con le chiavi della città, le forze dell'ordine. Ecco la croce che sale verso la scalea di Palazzo dei Consoli. Cappellano dei Ceri, Don Mirko Orsini, che fa ingresso sulla scalea, ecco il sindaco che si saluta con Monsignor Paolucci Bedini, il portone che si sta per aprire, l'uscita del secondo capitano. Adesso i capitani si incontreranno sulla scalea, si abbracceranno. Ecco l'abbraccio, si mostrano ai ceraioli, alla città. Sono loro oggi i depositari delle chiavi della città, secondo questo rito antichissimo, che è vecchio di secoli e che è stato prima ricordato anche dal sindaco Stirati. E ora ci siamo, il portone sta per essere aperto. Ecco lo squillo della tromba di Marco Tasso. E il portone aperto, il guanto della folla, Martini, Angeloni a vantaggio sulla scalea, vedete, irresistibile Martini, abbraccia tutti, molto, molto contenti i tre capodieci. E sta per uscire anche il cero di Sant'Ubaldo, vedete il capocetta proprio all'ingresso del portone. Vedete i capodieci festeggiati dai ceraioli, Giorgio Angeloni festeggiato anche da tanti santubaldari, questa è un'immagine bellissima. Salgono sulla barella, c'è l'entusiasmo di tutta la folla, ecco il cero di Sant'Ubaldo che sta per uscire. È entusiasmante questo momento. Eccolo il cero di Sant'Ubaldo che scende la scalea, contornato da ceraioli. E sono momenti di grande adrenalina naturalmente questi che precedono l'alzata. Il suono del campanone che accompagna questi momenti, li scandisce, se così possiamo dire. E tutto si sta svolgendo in maniera molto ordinata. Ecco, sta per uscire da Palazzo dei Consoli anche il cero di San Giorgio. Capocetta Enrico Ceccarelli lo precede. Ecco il cero di San Giorgio che discende la scalea di Palazzo dei Consoli tra l'applauso di tutta la piazza. Vedete alcuni ceraioli storici del cero di San Giorgio che precedono il cero. Vedete la marea di camicie blu che si posizionano qui a ridosso di Palazzo Pretorio. E ora è la volta del cero di Sant'Antonio. Capocetta sulla scalea. Ecco il cero di Sant'Antonio che esce da Palazzo dei Consoli. Grandi applausi anche per Sant'Antonio. E si posizionerà a ridosso di Palazzo dei Consoli.
vedete, questo è un coro, si è sentito nitidamente, dei ceraioli Santubaldari, a cui rispondono i San Giorgiari con il coro dei ceraioli San Giorgiari. Sentite il coro per Santubaldo, Martini incita i ceraioli, come vedete. Eccoli santi, sono in cima alla scalea e stanno per fare il loro ingresso in piazza. E c'è il coro Primavera baciata dal sole dei Sant'Antoniari. Eccoli santi, tutti e tre allineati in cima alla scalea di Palazzo dei Consoli. Santubaldo, che se non erro da qui viene portato da dottor Mauro Pierotti degli Jacobini nel Mondo, sì, crediamo che sia proprio lui il presidente, che il 13 maggio ha ricevuto presso la taverna dei Santubaldari le delegazioni del Lussemburgo, da Jesup, da Tan, per la tradizionale cena degli Jacobini nel Mondo che precede la festa dei ceri. San Giorgio e Sant'Antonio, vedete che sta scendendo in questo momento. Non distinguiamo tutti i ceraioli di qui, ma alcuni siamo riusciti a citarli. Vedete le mantelline dei santi che vengono toccate dai ceraioli, baciate dai ceraioli, come vuole la tradizione, insomma. Vedete le mani che si protendono verso... Ora Martini bacia Santubaldo. Giorgio Angeloni bacia San Giorgio e Giovanni Battaggi bacia Sant'Antonio. Ora i santi verranno posizionati in cima al cielo. Ora è la volta delle brocche, dei ceri. Questione di momenti e le brocche verranno consegnate a capo 10. E poi pochi minuti e ci sarà l'alzata dei ceri, vedete intanto il campanone che suona, manovrato dai campanari, e scandisce gli attimi della mattinata fino all'alzata dei ceri. E sentite il coro dei San Giorgiani. Ecco le brocche che escono da Palazzo dei Consoli, Santubaldo, San Giorgio e Sant'Antonio. E naturalmente bisogna fare molta attenzione con le brocche. Vedete la brocca del cero di San Giorgio che, se non sbaglio, è portata da Giovanni Menichetti. Sì, vediamo per quanto riguarda il cero di San Giorgio, la brocca era portata da Giovanni Menichetti
e poi vediamo anche il fratello di Giorgio Angeloni, Gianluca. Vedete con il contenuto della brocca, con l'acqua si inumidisce la cavia. Ci siamo, veramente manca pochissimo e l'adrenalina sale, vedete c'è Vantaggi che saluta i campanari. Ora i capodieci si guardano, è un attimo l'intesa per il lancio delle brocche. Prima ci sarà il saluto di tutti e tre ai campanari e poi l'alzata. Momenti di grande trepidazione che precedono l'alzata. Ora la brocca viene riconsegnata a Martini. Vedete i cenni d'intesa tra i capodieci. Il saluto alla piazza. Saluto ai campanari. Ci siamo. I cenni sono stati alzati. Iniziano le girate. Sant'Ubaldo, San Giorgio che si accoda, vedete Sant'Antonio, per la prima girata della mattina. Sono spettacolari i cenni, un'emozione incredibile che vi raccontiamo qui da Palazzo Pretorio. Vedete i ceri impeccabili, impeccabili ceri. C'è anche la possibilità di girare bene in piazza, come vedete. Ecco Sant'Ubaldo che esce dalla piazza, seguito da San Giorgio, mentre Sant'Antonio compirà ancora un giro. E sono state tre girate eccezionali, veramente. Una grande mattinata questa del 15 maggio 2018, con i ceri che sono stati impeccabili e bellissimi. E noi ve l'abbiamo raccontata qui da Palazzo Pretorio e ci sentiamo oggi per la corsa del pomeriggio.
rimane solo discendere, tornare nella nostra città e riportarci a casa, ognuno di noi, le nostre famiglie, il cuore di questi cieli che abbiamo portato qua su. Thank you.